Hey Cuge, ben ritrovati dal vostro Andrea di 91 in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch 3. Iniziamo il post game. Quale modo migliore di iniziarlo se non proprio dall'inizio? Con noi che stiamo a casa nostra in Giappone, bella bella. Ah, già ripensi alle tue scorribande in America? Su via Andrea, devi riprenderti. So che c'erano cose fantastiche negli USA, ma Valdoro è il suo perché. Giusto. A volte penso che sia stato tutto un sogno assurdo, gne. Che noia. Non è che in America... Oddio. A Valdoro ci sarebbero delle cose da fare, volendo. Notizia dell'ultima ora. La notte scorsa un misterioso meteorite è caduto nella gola balzellante negli USA. Sì. Avete sentito? Gna, certo. Però che ce ne frega a noi che siamo a Valdoro, ovvero in Giappone dell'America? Forse perché essendo un meteorite ha fatto una grande notizia? Per il momento gli investigatori non hanno trovato nessuna traccia. Un meteorite che non lascia traccia? È possibile che... Che non sia affatto un meteorite! Potrebbe essere un altro UFO! Oppure degli yokai. Perché essendo roba yokai, gli umani non potrebbero vederla. La sfida Zen. Che affronteremo, ma non troppo presto perché devo allenare i miei yokai. Devo allenarli davvero davvero tanto. Ecco, ora ci siamo anche con Ailey, con Luna e... Il nome Luna sinceramente non è che non mi piace, però Ailey è più in linea con quello che effettivamente poi rappresenta il personaggio. OMG, un meteorite, OMG! Che ti prende? È caduto un meteorite! È caduto un meteorite, sai, uno di quelle rocce giganti nello spazio! Potrei parlarne per giorni, ma per farla breve... Magari dovremmo parlarne con Andrea e gli altri. Ah, giusto! Non vedo l'ora di dirlo a Andrea e Wyatt! Quindi andremo a parlare, dovremmo parlare con Luna? Una notizia del genere sarà già arrivata alle orecchie di Luna, o sicuramente sarà arrivata. Sembrava davvero elettrizzata, quindi tutto nella norma. Traspec, puoi teletrasportarci negli USA? Ah, salta dentro quando vuoi. Più veloce di un aereo e anche un tantinello più comodo. Già, è grandioso. Ehi, dov'è Luna? Dove dovevamo incontrarci? Diceva che sarebbe andata a casa mia, ma... Un attimo, c'è qualcosa che non va. Andrea magari parlava dell'altra casa? Da lei bisogna aspettarsi tutto. Lo scopriremo lì. Andiamo! Beh, se non ti sei messo in contatto con lei, lei pensa che tu sia negli Stati Uniti. Quindi è normale. Ad ogni modo avremo anche una missione con Whisper che farò in un altro momento. Ok, praticamente cosa vuole? Commovente, bla bla bla. Ok, quindi forse... questo yokai qui. Ok, so chi è ma non mi ricordo il suo nome. Però so che è carino. A scuola vorranno sapere tutto sulle avventure vissute negli USA. Beh, proprio tutte le avventure no. Magari, eh. Ad ogni modo, rango S, dobbiamo fare il rango S oggi, assolutamente. Per prendere il rango S bisogna prima andare a New Yokai City e ovviamente completare il capitolo 10 e completare la quest di Traspec tascabile. Vediamo un po' quanto ci vuole. Traspec lo trovate qui. Nel caso non abbiate ancora attivato la sua scena, basta guardare nella mappa inferiore. Eccolo qua. Quindi, perché sto sospirando? Ci stavo cercando, sì, già con lui abbiamo parlato. Praticamente lui vuole essere più efficiente. E quindi, insomma, ci può fare questa missione per avere un Traspec tascabile. Penso che funzioni come tutti gli altri Traspec, però tipo un'app. Dovremmo parlare con qualcuno che ha un estro creativo. E Andrea, che dici se cerchiamo il quartier generale Yopol? È il posto giusto se si cercano nuove tecnologie e buone idee. Giusto, potremmo chiedere al tizio che potenzia sempre lo Yo-Kai Watch. Andiamo. Ah, il novellino della Yopol. Sarà il laboratorio degli orologi e quartier generale Yopol. Sì, riflessioni di Traspec a inizio. Eccolo qui. Come posso aiutarvi oggi? C'è qualcosa che non va con l'ultimo... No, il potenziamento è perfetto. Avremmo una cosa da chiederti. Da chiedermi?
Posso rispondere a tutte le vostre domande, credo. Per qualche motivo non mi ispira sicurezza. Volevamo chiederti se... È tutto, che ne pensi? Capisco, è un sistema davvero interessante. È un sistema che collega diversi luoghi e ha inserito anche dello Yokai Watch. Ma è incredibile che riesca anche a teletrasportare oggetti e persone. Perciò in che modo potrei essere più utile? Davvero non ti viene in mente nulla? Ho un'idea! Pensi qualcosa che non la soddisfa e possiamo partire da lì? Va bene. Quindi, gentile cliente, ha riscontrato problemi nel servizio? Vorrei poterlo usare ovunque. Ci sono! Vorrei poter usare Traspec ovunque mi trovi, sarebbe davvero comodo. Ovunque? Perfetto, questa sì che è un'idea innovativa. Se dovessimo riuscirci d'ora in poi sarà facilissimo teletrasportarsi. Ma sei davvero in grado di fare una cosa del genere? Lasciate fare a me solo un momento. E se usassimo questo sistema per mettere questo qui e quello là? Insomma, questo pezzo va messo così? Sì, dovremmo riuscire a farlo senza problemi, credo. Oh, wow! Comunque, per riuscirci ci serve un elemento speciale. Un elemento speciale? Ce l'avete qui alla Yopple? Ecco, ottenere l'ingrediente segreto è impossibile persino per noi. Ma se voi riusciste a recuperarlo, il sogno di Traspec si avvererà. Potreste cercare l'ingrediente segreto e portarmelo qua? Sì, per favore, vorrei davvero rendermi utile con ogni mio riflesso. Quale sarebbe questo ingrediente segreto? È un'essenza ferispalla. Un'essenza? Quando eravamo a Valdoro se ne occupava fratello Zen. È un problema. Ora che ci penso, l'altro giorno Sapiano stava dicendo: la nostra agenzia investigativa ha ricevuto un incarico da fratello Zen. Chissà se hanno risolto il caso. Ok, quindi con l'essenza ferispalla potremmo ultimare i preparativi. Va bene. Dunque dobbiamo cercare sotto le macchine a col di brezza. Dove sono le macchine a col di brezza? Ci sono macchine a col di brezza? Non lo so. Iniziò così un lungo viaggio che portò Andrew Link quasi alla pazzia. Ma non abbiamo clip per mancanza di tempo. Ce l'abbiamo fatta alla fine. Mamma mia. Un'ora ci ho messo. Una volta reclutato appunto Ferispalla, guarda un po', c'è una bellissima missione qui. Fratello Zen ha organizzato una festa delle anime gemelle, il microfono era spostato, e ha bisogno del nostro aiuto. No. Ad ogni modo, concentriamoci su questa missione. Ottimo. Sì? Right, un corso sulle gemme dell'essenza, festa delle anime gemelle. La festa delle anime gemelle sembra sospetto. Di che potrebbe trattarsi? Ehi, perché ti scaldi tanto? Mi chiedo che genere di festa sia. Immagino sia meglio chiedere al cliente al tempio della retta via. Andiamo! Sono pronta, andiamo, Sapion! Ok! Tempio della retta via, vediamo un po' che succede. Se va tutto bene, spero di sì. Salve! Io ciao, siamo dell'agenzia investigativa Conan, investigatori del mistero. Oh oh oh, siete venuti, caro Babbo Natale. Oh oh oh. Questa festa degli anime gemelle, che diamine è? È un corso di gemmagia tenuto dal grande saggio del Tempio della Virtù di Arilandia. Cioè, fatemi capire una cosa, io per fare la gemmagia devo farla qui. Non potevo andare ad Arilandia che facevamo prima? E questa sarebbe una festa? Che cos'è la gemmagia? È una sorpresa, ho un favore da chiedervi. Stavo pensando di invitare il pastore degli Stati Uniti come ospite speciale. Potresti spedire questo invito all'ufficio postale? Va bene. Non c'è problema, però potrei partecipare anche a questa festa dell'aria intrigante? Oh oh oh, certo che puoi. Parteciperanno anche un bel po' di yokai, ci sarà il pienone. OMG, l'eccitazione sale. Ok, vado subito a spedire questo invito all'ufficio postale. Oh oh oh, conto su di te. Vediamo un po', dunque, l'ufficio postale l'ho attivato qui con Trasupec? No, ho attivato la banca, però tanto stanno lì vicino. Ora ti ho risvegliato, ma purtroppo non devo parlare con te, devo parlare con la signorina qui. Vorrei spedire questa lettera, ma sa per caso quanto ci metterà ad arrivare a destinazione? Controlliamo l'indirizzo. Arriverà in un istante. Cosa in un istante? In questo ufficio postale lavoriamo sodo, quindi possiamo spedire posta all'istante. Spaziali! Lasciami pure la lettera.
Grazie! E consegno, ti invito, fratello, anime gemelle. Andiamo da andiamo a dire a fratello Zen che è tutto fatto. Sì, andiamo. In un istante. Fratello Zen, abbiamo spedito l'invito all'ufficio postale. Detto fatto. Grazie. Hanno detto che il pastore negli Stati Uniti lo riceverà subito. Sul serio? Allora, potrei anticipare la festa delle anime gemelle a domani. Wow, che rapidità! Mi raccomando, non dimenticartelo. Ci vediamo domani. Certo. Quindi praticamente devo andare a dormire. Insomma, Luna, anche tu hai il tuo bel screen time oggi, eh? Però ne avrà molto, molto anche lei più in là. Fratello Zen, stiamo arrivando! Ehi, guarda qui, che bella festa! Vai, ci sono tutti! Quello della gemmagia, il pastore americano, tu! Che succede qui? Cos'è questo raduno folle di anime gemelle? Ma Tanz, tu perché ne hai due? Sia Tanz che Banz? Sei forse da lucciola? Fratello Zen, la festa è già cominciata! Non ancora, sta tranquilla. Ora ci sono tutti, cominciamo? Sì? Right, quelli laggiù sono Tanz, Danz e Banz. Poi ci sono Relux e Pioggianna. Gentili ospiti, grazie per essere venuti qui oggi. Ora diamo inizio alla festa delle anime gemelle. Finalmente grande momento. Il nostro oratore sarà il grande saggio. Abbiamo pure un ospite speciale, il pastore. Sono il grande saggio del Tempio delle Virtù e terrò la lezione di oggi. E io sono il pastore dagli USA. Sono venuto a Baldur and Trospec. Oh, grazie a entrambi per la partecipazione. Dunque, grande saggio del Tempio della Virtù, a lei la parola. Molto bene. Ma perché lui parla americano quando dovrebbe essere l'altro il pastore? Vabbè, qua sono sbagliati tutti. Molto bene, inizierò spiegandovi cos'è la gemmagia. La gemmagia permette di inglobare l'essenza di uno yokai in una gemma dell'essenza. Se un altro yokai usa una gemma dell'essenza, può migliorare le sue abilità. Ah, capisco. Se due gemme dell'essenza vengono fuse, l'abilità dello yokai aumenta ulteriormente. Queste gemme racchiudono i sentimenti di uno yokai, quindi equipaggiarle è come giurare amore eterno, come madre... l'animonio? Vabbè, le gemme, lo sappiamo come si fanno perché abbiamo giocato a Yokai Watch 2 e quindi siamo bravi. Davvero? Allora, Tanz, voglio offrirti la mia gemma dell'essenza! Ma si è trasformato... Ah! Banz è pronto a farsi trasformare in una gemma dell'essenza? Lascialo perdere, Tanz, piuttosto prendi la mia gemma dell'essenza! Adesso anche Tanz! Un giuramento d'amore eterno? Non ci penso proprio, scollatevi! In ogni caso posso equipaggiare una sola gemma dell'essenza. Certo, il numero delle gemme equipaggiabili varia da yokai yokai. Quindi uno di quei due rimarrà bocca asciutta. Allora ne vuoi prendere uno tu? Cosa? Davvero? Beh, perché no? Per me uno vale l'altro, quindi decidi tu. Ok, quindi devo prenderne solo uno? E senza danza a caso, non mi interessa nessuno dei due. Certo che non ci hai pensato due volte. Caro, se me lo chiedessi diventerei anche una gemma dell'essenza? Non lo permetterei. Tu sei già perfetta come sei. Rimani così per sempre. Oh, Rei. Uno yokai può tornare alla forma iniziale dopo la mutazione in gemma dell'essenza. Però la sua medaglia andrà persa. Quindi non sarà possibile evocarlo. Ah, davvero? Tutto questo pathos per niente? Quello yokai alga probabilmente tornerà presto alla normalità. Pioggianna. Rei. Per oggi è tutto. La festa delle anime gemelle si conclude qui. È stata una festa eccellente. Diciamo thank you, fratello Zen, e torniamo a casa. Ragazzi, questa missione, ve l'ho detto, è molto molto lunga. Fratello Zen, grazie per averci fatto partecipare. Vero che vi è piaciuto? Anche io ho imparato molto sulla gemmagia, grazie al grande saggio. Se ti andasse di praticare un po' di gemmagia, vieni a me a trovare. Anch'io ho trovato la lezione very interesting. Voglio diffondere la gemmagia negli USA. Oh, allora ne è valsa la pena di venire fin qui. Ah, la gemmagia? A modo suo è romantica. Vuoi provare? Va bene. Perché mi stai fissando? Ma cosa? L'occhiolino gli ha fatto. Che hanno i tuoi occhi?
Ehi, non è mica un problema, no? Facciamo solo un pochino pochetto. Ma credevo di essere tuo affezionato partner. Help! Non puoi trasformare uno yokai in gemma dell'essenza contro la sua volontà. Allora, forza Sapione, fatti venire voglia. Che diamine vai blaterando, non sono mica radiocomandato. Sei cattivo. E tu sei una sconigliata, certe volte proprio non ti seguo. Ciao. Oh ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Mi dispiace che il video sia lungo, ma purtroppo questo è quello che richiede la missione. Possiamo praticare subito la gemmagia, sì, grande. Ok, eccolo qua. Avanti, facciamolo! Zrrping! Pong! Bene! No, non ti verrò più a trovare probabilmente. Ah, ovviamente bisogna venire alla Yopol con il personaggio maschile perché la missione è la sua. La missione di Luna era quella di fratello Zen, mentre la nostra, per forza col maschio, quella di Traspec portatile. Credo che è perché l'abbiamo attivata con lui, non perché era per forza da farla con lui, però non lo so. Non ne sono proprio sicuro. Ah, hai trovato l'essenza frispalla, vero? Grazie mille. Gli altri preparativi sono al completo. Ci ha messo 2 ore, ci credo che sia al completo. Abbiamo trovato tutto. Abbiamo tutto quello che serve. Potresti consegnarmi quella gemma dell'essenza? No, guarda, me la tengo! Grazie mille per avermi portato la gemma dell'essenza. Ora non dobbiamo fare altro che configurarla con questo e... Oh no! Il manager di Yopol? Che è successo qui? Sembra agitato, che succede? Il progetto di sviluppo congiunto tra Traspec e Yopol è stato ufficialmente approvato come prodotto! Come? Il progetto ha suscitato l'interesse nei piani alti, c'è tutto stabilito! Wow, sarà davvero un prodotto incredibile! Ma quando verrà messo in commercio? Domani! Cosa? Cosa? Apriremo le vendite domani mattina allo Yopol Store di New Yokai City! Cosa? Coraggio, qui si tratta di te. Scommetto che è quasi finito, vero? Sì, solo qualche piccola modifica e sarà pronto. Molto bene, al lavoro! Quando avrai finito faremo gli ultimi controlli prima di passare alla produzione. Dobbiamo sbrigarci! Sì, subito, signore! Lo metto in commercio già domani. Fanno le cose di fretta qui. Eh sì? Ma se sarà in vendita come prodotto saranno in molti a poterlo utilizzare. Sono molto felice di poter aiutare il prossimo. Vero? Domani venite allo Yopol Store. Me ne tengo da parte uno. Grazie al cavolo, abbiamo tutto fatto tutto quanto noi. 10 ce ne devi tenere da parte, no uno. Come minimo. O mi paghi in contanti. E tanti poi. Tanti contanti. Oppure me ne dai una decina di questi cosi. Me li rivendo io a caro prezzo, ma nella vita vera, non nella finzione, per davvero li voglio. Ah, attenzione, se andiamo negli USA però, si attiva questa piccola scenetta. Perché le nostre cose sono ancora qui? Ecco Luna e Usapion. Luna, ha funzionato! Ehi, perché le vostre cose sono ancora qui? Vorrei saperlo anch'io. Sono stato io! Wow! Dentro Strello? Già. Quando Andrea e la sua famiglia sono trasferiti ho risistemato. Tu cosa? Ormai ho comprato la casa, quindi fate pure come se fosse vostra. Hai comprato la casa? Ma nuoti nei soldi? In effetti sì. Come mai l'hai fatto dentro Strello? Così? Immaginavo che sareste tornati di tanto in tanto. Sono serio? Quindi hai comprato la casa e l'hai sistemata come era prima? Certamente, è il minimo che possa fare per ringraziarvi di aver salvato il mondo. Beh, allora... Grazie dentro Strello. L'ho fatto con piacere, voglio aiutarvi come posso. Ah, c'è un'ultima cosa che dovrei dirvi. Ho chiesto ad Orologio di far venire una persona. Una persona? Ma che sia... È Wyatt! Andrea, Luna! Wyatt! Mi hanno detto che eravate qui. Siete venuti per il meteorite? Certo! Ne dubitavi? Per niente? Pronti a un'altra avventura? Certo! Ma di questa avventura ne parleremo in un altro momento. Se volete evitare la notte zombie perché volete fare subito la missione del rango S, andate in Giappone a dormire. Se invece andate a dormire negli USA, la prima notte che dormite, dopo la fine del gioco ovviamente, vi fa subito fare la notte zombie. Entriamo. Ah,
Ah, salve, siete venuti? Sì! Già. Che c'è? Ma non vedi il prodotto? È stato messo in commercio, vero? Ma certo! Il Traspec alla tasca è un successone! Ne abbiamo venduti in un lampo! Li avete venduti tutti, è fantastico! Sono davvero felice! Dov'è il nostro? Ah! Già, se li abbiamo venduti tutti! Mi dispiace, mi sono dimenticato del vostro! Sapevo che te saresti dimenticato, perciò ne ho messo uno da parte ieri. Ecco qua. Sì, questo è per voi, per aver contribuito alla nuova idea. Hai ottenuto Traspec da tasca. Grazie. Cosa? Me lo state regalando? Grazie. Oh, che manager in gamba, molto sveglio. Ma ehi, c'è Steve Jobs. Oh, salve. Steve Jobs, è venuto anche lei. Sì, sono qui per uscire dal nuovo prodotto, ha riscosso un gran successo e ho saputo che avete contribuito. Sì, sì, giusto un piccolo aiuto. Chi si è occupato del prodotto? Immagino sia stato tu. Sì, signore. Gli ho dato un'occhiata. Il Traspec alla tasca è notevole. Hai davvero talento. Wow, che onore, grazie mille. Grazie per il suo contributo alla mia ricerca, signor Traspec. No, grazie a te, non sarebbe come sdebitarmi. Beh, continuerò a fare del mio meglio per aiutare gli altri. Ok, contiamo su di te. Esatto. D'ora in poi puoi teletrasportarti quando vuoi ovunque ti trovi. Non per niente si chiama Traspec da tasca. E la prima parte della missione del rango S è fatta. Ad ogni modo, andiamo al quartier generale della Iopole e partiamo col novellino che si trova proprio qui. Salve di nuovo, come posso aiutarla oggi? Vorrei aumentare il mio Yokai Watch a rango S. Oh, rango S, ma certo, me ne occupo io. Oh, coda da diavoletto. No. Si accomodi un attimo in reception. Ehi, aspetta. Ok, aspetto. Oh, ho sbagliato qualcosa? Qui ci occupiamo solo di Yokai Watch modello sogno di rango A o inferiore. Perciò non puoi aumentarlo a rango S. Davvero? Oh no, davvero? Quindi non possiamo potenziare l'orologio? Che peccato. Oh, che c'è che non va? Speravo di poter potenziare il mio Yokai Watch a rango S, ma... Capisco. Salve! Ehi, tu! Sì, signore! Nel nostro lavoro dobbiamo sempre cercare di accontentare i clienti. Certo! Perciò ora potenzia questo Yokai Watch modello sogno a rango S. Subito! Un attimo. Cosa? Devo occuparmi di alcune faccende. Sarà meglio che vada. Oh no, no, no! Ha detto di sì senza riflettere, non è vero? Vuole davvero quel potenziamento? Non possiamo ignorare un ordine dall'alto. Dobbiamo trovare una soluzione. Torniamo in laboratorio e parliamone. Va bene. Andiamo in laboratorio, ci vediamo là. Bene, andiamoci anche noi. Promozione a rango S inizio. Strano che non abbiano un sistema di potenziamento a rango S. Vediamo un po', avete scogitato qualcosa? Ok, perfetto, io mi metto subito a fare ricerche. Ho dato un'occhiata al progetto per potenziare il rango Watch. Ma la tecnologia dello Yokai Watch modello sogno è talmente avanzata che non ho ancora capito come raggiungere il rango S. Come facciamo a risolvere il problema? In effetti non è facile. Io avrei un'idea. Col progetto dello Yokai Watch modello U e solo tre tipi di materiale, penso che riusciremo a raggiungere il rango S. Forse. Davvero? Sul serio, cosa ti serve? Beh, vediamo, mi serve un lattissimo, una bambola d'oro e un'anima turbinosa. Latte, una bambola e un'anima? Che razza di materiali sono? La bottiglia di lattissimo ha una forma particolare. Unita alla lucentezza della bambola d'oro e alla sofficità dell'anima turbinosa, avremo la ricetta perfetta. Con questi materiali sono sicuro di farcela. Riusciresti a trovarli e a portarmeli? Sì. Ehi, Andra, di solito il novellino non è molto affidabile, ma quando si tratta di potenziamento non ci ha mai delusi. Sì. Ok. Ok, la bambola d'oro e il lattissimo non è un problema. Ma l'anima turbinosa? In teoria dovrebbero vendere del lattissimo qui alle terme, se non vado errato. Sa-
Eccolo qua, ne compriamo 3, tanto per stare tranquilli. Non si sa mai. La bambola d'oro, se non ce l'avete... Per quanto riguarda la bambola d'oro, l'unico consiglio che posso darvi è di giocare a Blaster Stee, che ne trovate quante ne volete in quella maniera. Dunque, per prendere l'anima vorticosa bisogna andare qui al cacciatore della giungla. Guadagna punti. Vediamo un po' i premi. Quante anime, quanto ci vuole? Per anima turbinosa, non vorticosa, 2000 punti della giungla. Per farli in maniera super veloce, come si fa? Se volete pescare più pesci, che è la cosa più facile secondo me, pescare pesci piuttosto che andare a caccia di insetti. San fantastico! Eh sì, si deve venire qui se si vuole pescare pesci in maniera molto veloce e soprattutto in grande quantità. Parole povere, andate qui, parlate con lui. Sembra un ragazzino sveglio, ti va di pescare? Certo! Bene, vieni, conosco un posto dove si va a pesca grossa. Salta a bordo e cerca di non cadere in mare. Con lui si partirà all'avventura per andare a pescare in mare. Salpiamo! Circone! Ecco, ora andiamo qui e peschiamo. Eccolo qua. Pesci rari oltretutto, eh. Non è che c'è un numero preciso di pesci o di insetti da portare, però ecco, dovete sapere che comunque sia, più pesci rari portate, più sono grandi, più hanno valore, più punti riceverete. Eccolo qua, 2123 punti, ottieni i premi, anima turbinosa. Questa anima turbinosa serve a far evolvere i nostri amici Komasan e Komajiro in Crinicoma e Komagre. A questo punto, usando Traspec bellino bellino, andiamo al quartier generale della Yopol. I due oggetti richiesti, oltre appunto all'anima turbinosa, già ce li avevo. Quindi... niente, va bene così. Grazie mille, ora raccolgo tutti i materiali. Lattissimo. Bambola d'oro. E per ultimo, ma non per importanza, anima turbinosa. E mi metto al lavoro, farò un lampo. Speriamo che funzioni. Già, devo ammettere che è talento quando si tratta di tecnologia. Oh, che succede? Come ho potuto dimenticarmene? Il capo, Steve Jobs, vi stava cercando, probabilmente. Come hai fatto a dimenticarti una cosa così importante? Mi dispiace. Steve Jobs vuole vederci, mi chiedo perché. Andiamo a vedere, sembra comunque che ci vorrà un po' per il potenziamento. Ok, andiamo. Il grande capo in persona vuole parlarci. Beh, vediamo cosa vuole allora. Salve! Salve, mi auguro che il potenziamento stia procedendo senza problemi. Sì, sì, abbiamo trovato i materiali e lo stanno potenziando proprio ora. Ottimo, quel novellino promette bene. Non vedo l'ora di vedere il risultato. Ha detto che ci stava cercando. Sì, ecco, ho sbagliato un ordine. E ora non so dove mettere tutti questi. Non è da lei commettere errori, signor Jones. Beh, volevo chiedervi se per caso ne voleste uno, visto che a me non servono. Potrebbe tornarvi utile. Cosa, cosa? Fantastico, grazie! Processore I9. Y9. O Y9. A cosa serve? Non ne ho idea. Comunque, chissà se hanno finito col potenziamento. Andiamo a vedere. Andiamo! Oggetto da fusione? Dimmi che ce l'hai fatta, ti prego. Oh, non ci credo. Che succede stavolta? Non dirmi che i materiali che abbiamo trovato non vadano bene. No, no, i materiali che mi avete portato funzionano benissimo. Allora, qual è il problema? Il problema è che funzionano un po' troppo bene. Lo Yokai Watch modello sogno non riesce a sostenere tutta questa energia. Deve esserci un altro modo, fatemi pensare. Il processore? Guarda, proprio certe volte i nostri processori non sono abbastanza potenti per tutta questa energia. Hai detto processore? Ehi, Andrea, quella cosa che ti ha dato Steve Jobs, non pensi che potrebbe essere il processore di cui parlano? Intendi questo? Che c'è ora? Quello è il processore Y9. Cosa? È così speciale? Direi proprio di sì, quel processore migliora di 9 volte la prestazione del modello precedente. Quindi avevate un semplice Y1? Dove l'avete preso? Beh, non importa, grazie a quel processore possiamo potenziare lo Yokai Watch modello sogno! Wow, davvero? Certo, le dispiace se lo uso? No, è tutto tuo!
Guarda un po' i casi della vita. Grazie, ci vorrà un secondo. Magari se andiamo da Steve Jobs ce ne darà un altro. Ne ha ordinati troppi, non sa che farne, dammene uno. Però perché li ha ordinati? Cioè, dovrebbero fabbricarli loro? O forse no? Boh. No, è strano sta cosa. Però se li ha ordinati... Se ne ha ordinati un bel po', troppi, vuol dire che comunque sia, era un ordine che lui pensava che potesse servirgli, un ordine bello corposo, però ha esagerato. Però non so cosa pensare. Ecco fatto, il suo Yo-Kai Watch modello sogno è stato potenziato a rango S. Evviva, finalmente il rango S. Grazie mille. Non mi ringrazi, è stato un vero piacere. Salve. Sembra proprio che lo Yo-Kai Watch sia stato potenziato con successo a rango S. Sì, signore. Steve Jobs, ma lei? Su via, non mettermi in imbarazzo davanti ai miei dipendenti. Ma... Comunque, direi che ti avevo giudicato bene. Hai un ottimo istinto. Lo hai dimostrato anche col traspec alla tasca l'altro giorno. Esatto. Qualche minuto fa, insomma. Da oggi, considerati promosso a impiegato di rango S. Io? Un impiegato di rango S? È fantastico! Davvero ammirevole. Oh, sono così felice. Wow, ben fatto. Grazie mille, non ce l'avrei mai fatta senza di voi. E questo conclude il rango S. Quindi Cuccio, per questo video è tutto. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito e vi ricordo di dare un'occhiata in descrizione per la pagina Twitter e Instagram. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye.